Buon pomeriggio a tutti ragazzi dal vostro Cartal, eccoci qua, Perugia Legnago, quattro pizze targate Elia, Bianchi Mano e il ben ritrovato al nostro Federico Melchiorri dopo un infortunio che l'ha fermato, ma non gli è bastato manco l'infortunio, è rientrato, ha fatto subito gol. Madonna mia ragazzi, contro tutte le situazioni che sono successe, contro una presidenza che non ha voluto spendere una lira, con un ambiente demotivato dal 14 agosto, queste sono le prestazioni del nostro grifo che stanno veramente entusiasmando e finalmente ci possiamo rinfiammare, finalmente questo è il Perugia che volevo vedere. Ah, raga, ma ci pensate una cosa? Se sto cazzo di Perugia giocava così bene, così schiacciando tutti l'anno scorso, ma che cazzo avremmo fatto? Oh. Atto che sta maledetta retrocessione di merda! Perché se a quest'ora porca puttana c'era sta allenatore anche l'anno scorso? E non ci voglio manco pensare. Perché veramente dopo oggi ho delle riflessioni in capoccia, proprio porca di quella puttana, che mi fanno venire troppo, praticamente venire voglia di pensare che cosa sarebbe stato questo Perugia l'anno scorso con queste motivazioni, con questa grinta, con questa voglia e soprattutto con questa fame di vittoria, con questa grande fama che oggi, anche oggi, 4-0, nonostante domenica ci hanno fatto giocare, affermo perché sono a branca dei pecorari. Ma raga, io veramente non so più che dire. Ma poi guardami anche l'analogia dei gol. Basta solamente pensare a Elia. Ma che cazzo di gol ha creato? Oh? Un gol esterno che boom, sotto all'angoletto, è andato a pulire la ragnatela al portiere che se l'è scordato. Mamma mia che bello ragazzi. Mamma mia, io sono veramente... Ah. Però raga, io sento profumo d'altezza e qualcuno che scenderà. Ah! Chi ci ha voluto condannare l'anno scorso scenderà e noi saliremo su questo, finalmente spero, sul carro della nostra cara Serie B, perché noi dobbiamo andare immediatamente in Serie B contro tutti e tutti. Raga, due paroline pure a Caserta tocca spenderli, eh. Ah, raga, questo ha rivoluzionato Perugia, nonostante un anno strano con questo maledetto bastardo del virus, però ragazzi, cosa stiamo vedendo? Ragazzi, questo Perugia sta veramente facendo veramente grandi cose. Sbrighiamoci a tornare a Serie B. Che dopo oggi, ragazzi, io penso che se qualcuno ci possa insidiare, non c'è. Ci siamo solo noi. Potremmo perdere sto campionato, solo noi. È vero che il campionato ancora c'è tutto un ritorno da giocare, ci sono le partite da recuperare, quello che vi pare. Ma io ragazzi oggi godo come un riccio, come non mai. Vedere una squadra in questa maniera ragazzi mi fa veramente aprire il cuore. Meno male, ce l'abbiamo fatta, Perugia 4, Legnago 0. Ed è questo che voglio dalla mia squadra, è questo che voglio tutte le partite. Sempre con questa fama, con questa voglia, con questa grinta soprattutto. Di andare sempre più avanti, sempre di più. Senza mai fermarci. Dai che potremmo crederci finalmente a sto campionato. Diamo una svolta a sta cazzo di Serie C, andiamosene e andiamo a sappia quello che è nostro. Dai!